Mister, domani c'è la prima, ecco, perso Russo, Daniele Russo per infortunio, è arrivato Tomei, ci sono calciatori, facce nuove rispetto all'ultima volta, com'è la situazione della squadra, è riuscita a creare un 11 rodato per scendere in campo? Allora, sugli 11 sicuramente sì, chi saranno nello specifico vediamo, aspettiamo, rodato non sarà possibile, insomma, definirlo domani, perché stiamo parlando di 25 giorni di lavoro di una squadra che ancora non è completa, quindi avremo bisogno comunque di un test così probante come quello di domani, che sicuramente ci dirà già, almeno da un punto di vista fisico, a che punto siamo. Poi su un giudizio più preciso ci vorrà qualche altro incontro, soprattutto nel momento in cui avremo a disposizione tutti i componenti della stessa squadra. Allora, partiamo dall'ultima, che è quella che mi ricordo, sulla definizione. Sicuramente questo passaggio di proprietà ha sciolto alcuni nodi, tra i quali sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite, può determinare uno sblocco. Fino ad oggi è stato forse il problema principale rispetto alle dinamiche che normalmente viviamo in questa finestra di mercato. Per quanto riguarda la Coppa Italia, è un obiettivo, per il momento è il primo obiettivo e sarà il nostro unico. Da domani, anzi da giovedì, poi ci concentreremo già su quella che è la successiva, cioè Monopoli in casa, parliamo di campionato. Per quanto riguarda i miglioramenti, spero che ci siano, perché danno un senso a questi giorni di lavoro da quando siamo partiti, cioè dal giorno 28 di agosto, e spero che anche da un punto di vista sia fisico che tattico quei principi che abbiamo così leggermente sfiorato vengano messi in pratica, tenendo conto che non abbiamo mai fatto un amichevole e quindi non avendo quella conoscenza necessaria del proprio compagno, non solo di reparto, ma proprio anche del reparto avanzato, piuttosto di chi mi sta vicino, credo che sia un qualcosa che può determinare appunto la scarsa conoscenza, e quindi se c'è qualche errore di questa natura ne teniamo conto, ma giustifichiamo anche e sappiamo il perché. Sì, penso che gli scioperi, l'ultimo sia stato forse nel 2001, una parvenza di sciopero, un ritardo di un quarto d'ora. Il vero sciopero credo che ci sia stato, a memoria se non vado errato, nel 98, quindi in tutti questi anni, se consideriamo la percentuale di scioperi avvenuti, io non ci credo tanto, sinceramente. Detto questo, poi ognuno se la può girare a proprio piacimento e a propria condizione. Forse per me, nella condizione in cui sono oggi, ovviamente la potrei vedere anche un aspetto positivo, ma non lo vedo positivo per un semplice fatto, perché ogni anno c'è sempre qualcosa da risolvere nei nostri campionati, partendo dalla C fino ad arrivare alla A, ed è un qualcosa che sinceramente nel sistema calcio andrebbe rivisto, e quindi se riuscissero a trovare le giuste soluzioni a dei problemi che oggettivamente ci sono, secondo me andrebbero risolti un po' prima, e non arrivare sempre al ridosso di un campionato, e tra l'altro ci facciamo parlare dietro da tutta Italia, da tutta Europa e da tutto il mondo. Chiusa questa parentesi, per quanto riguarda l'impiego di Tonucci e Trost, se vengono convocati, per me sono calciatori della Juve Stabia, al di là di quello che succederà da qui al 5 di ottobre. Poi le situazioni sono singolari ed particolari. Forte è un altro caso rispetto a questi due, che hanno uno un anno di contratto, l'altro ne ha due, come ne ha due anche Allievi, quindi ogni caso avrà la sua, sarà ponderato in base a quello che poi saranno gli sviluppi, ma nel momento in cui gli scenderanno tra i convocati e gli chiederò di indossare la maglia, dovranno essere ligi a quello che è il loro contratto e dare la propria disponibilità. Vabbè, di innesti è un elenco piuttosto lungo, eviterei questa
questo ripetermi. Diciamo che per questi giorni, scarso un mese che ho a disposizione questa rosa, ci sono stati i ragazzi della Beretti che inizialmente ovviamente si sono presentati in una condizione, diciamo, poco consona al professionismo, non per mancanza di qualcuno, ci mancherebbe, per via del Covid, perché c'era l'estate di mezzo, quindi loro hanno fatto dei grossi progressi e non solo fisicamente, mentre gli altri, parliamo di calciatori che hanno già una certa storia, anche se hanno fatto forse più i gironi B e A, e quindi non dovevo scoprire niente, hanno solo confermato quello che di buono hanno sempre fatto e che ci ha favorevolmente colpiti a tal punto da portarli qui a Castellammare. Sì, di solito bussa con i piedi chi è ospite e viene invitato a cena, ma qui la proprietà è già padrona di casa, quindi eventualmente deve delineare quella che è una linea rispetto a ciò che abbiamo in parte condiviso prima che io firmassi. In questo momento credo che la società abbia innanzitutto una spensieratezza che ti consente di, non dico programmare perché siamo già in là, però di poter intanto decidere e scegliere il tipo di linea da portare avanti, che non è cosa da poco. In parte è stata fatta perché abbiamo preso dei calciatori che per quelle che sono state le disponibilità e i suggerimenti arrivati dall'alto, credo che il nostro direttore sportivo abbia espletato al meglio, e credo che il resto verrà fatto sulla stessa linea, perché questo ci siamo detti e questo immagino che sarà mantenuto. Tra l'altro lo volevo terminare dicendo che con l'arrivo appunto di Giuseppe Langella, che la società quindi va a raggiungere un ulteriore slancio da questo punto di vista, entusiasmo, a confermare che immagino ci sia un'unità di intenti che può solamente portare a scegliere nella stessa maniera quelle che sono le linee programmate dalla società. Sì, l'abbiamo fatto, anche se ancora non era ufficiale il passaggio, però era già definito tutto, almeno tra le parti c'era già la parola, e poi da ieri è successo, diciamo, il passaggio dal notaio, quindi è stato confermato tutto e ci sarà nel momento in cui, penso, nei prossimi giorni, dopo la firma. Però già c'era stata una conoscenza così leggera. Beh, per quanto riguarda la categoria, Ghinassi credo che anche lui abbia esperienza. Poi sul girone ci siamo confrontati, ma è sotto gli occhi di tutti che è un girone pesante, tosto. I consigli sono stati sia in precedenza, ma più che consigli sono stati scambi di idee e pareri che hanno portato poi a trovare la quadra sui calciatori che sono arrivati e su quelli che devono arrivare. Sarà la stessa cosa, perché ogni giorno ci confrontiamo sia telefonicamente che dal vivo, e quindi da questo punto di vista mi sento in pace, perché abbiamo questo rapporto continuativo giornaliero che ci consente appunto di poterci confrontare per scegliere al meglio, ovviamente potendo anche sbagliare, perché le nostre decisioni possono essere anche figli di valutazioni errate, speriamo il meno possibile. Io ripeto, parliamo di calciatori che la categoria la conoscono, cioè non stiamo parlando di ragazzi che hanno alle spalle un anno, cioè parliamo comunque di gente affermata che gli addetti ai lavori conoscono al di là del girone, quindi la loro esperienza li porterà sicuramente ad aver fatto un pensiero su quello che sarà il girone, non solo per le partecipanti,
ma anche proprio per il fatto che fino ad oggi hanno giocato in altro, nel B o in quello A, e quindi la curiosità solamente di andare così a parlare, ma poi tra calciatori ci si parla, quindi voglio dire, non devo spiegare niente a Berardocco, a Scacabarozzi, che tra l'altro ha giocato nella Vibonese, o allo stesso Romero, quindi o Codro, Mazza, cioè sono giocatori di spessore che per scelte di vita o per scelte forzate hanno sempre partecipato ad altri gironi, ma non toglie nulla se non da un punto di vista ambientale, che oggi è un problema che non ci riguarda, visto che gli stadi sono ancora chiusi. Mister, parlando dei vecchi calciatori, cioè quelli che erano qui la passata stagione, escluso Lia, che non ha mai visto, diciamo, la Juve Stabia giocare in un incontro ufficiale, detto di Tonucci, Trieste è forte, che è chiara la situazione, che si cercherà per diversi motivi comunque di liberarsi. Lei ha parlato di allievi. Ecco, quando le è dispiaciuto aver perso Fazio e soprattutto non aver citato Mastalli, significa che comunque il capitano resterà qui ed è contento di stare qui, e allievi non lo è contento? Non è contento? No, perché è una deduzione, diciamo, frettolosa, perché forse anche, diciamo, troppo pessimistica. Mastalli non è un giocatore che ho citato, ma questo non significa che non ci siamo posti il problema, perché il problema era allargato a tutti coloro che c'erano già l'anno scorso. Però gli sviluppi sono stati differenti, appunto, come sottolineavo prima, ognuno avrà una valutazione diversa dall'altro, proprio per i motivi che dicevo prima. Quindi, per quanto riguarda allievi, è come gli altri, c'ha 2 anni di contratto, sarà chiamato nel momento in cui ci saranno tutte le carte in regola alla convocazione, e se riterrò opportuno di farlo giocare, giocherà, e questo vale anche per gli altri. Su Fazio, averlo perso, le conoscete le dinamiche di mercato, come possono svolgersi, aveva questa richiesta, era più contento se partecipava in un'altra squadra allo stesso girone, magari avrà avuto anche dei vantaggi economici dal suo punto di vista, che forse non ha avuto la possibilità di pareggiare qui con la Juve Stabia, o semplicemente una scelta di vita, perché poi le scelte vengono indirizzate a volte dai tempi del contratto, dall'aspetto economico, dalla vicinanza alla famiglia, quindi tanti aspetti che non sempre le società di appartenenza possono calcolare, spesso vittima anche di comportamenti che, insomma, poco condivisibili. Non è il caso di Fazio, no, attenzione. Detto che è venuto il ragazzo, mi è stato dato, era anche dispiaciuto, però il mio discorso era anche un po' più ampio rispetto al singolo. Anche qui parlavo di un giocatore che ha fatto la B e che, come gli altri, come in conferenza abbiamo spiegato sia io che Ghinassi, se restassero saremmo felici per la loro qualità, non solo umana ma soprattutto tecnica. Assolutamente sì, può essere più difficile, perché vai a curare dei dettagli che diversamente non andresti a toccare. Mi spiego un po' meglio. A volte basta dire a un calciatore: metti la palla davanti e lo deresponsabilizzi da tante situazioni che diversamente lui si sentirebbe coinvolto, non so, dare una linea di passaggio all'indietro, al compagno, piuttosto che scaricare sul portiere, mentre mettere la palla avanti ti consente, che è comunque un aspetto del calcio che va considerato, perché il calcio non è solo possesso, soprattutto se è sterile, e quindi metterla in avanti con un obiettivo di dare a chi la riceve un attacco diretto, la possibilità di un attacco diretto alla porta, e quindi tu semplifichi il lavoro senza passare da centrocampisti o dagli stessi attaccanti, quindi senza cucire il gioco, deresponsabilizzi un giocatore, e quindi è un aspetto che non ti fa perdere molto tempo, anzi ti semplifica le cose, e tra l'altro ce l'hai anche più lucido, se vogliamo, perché non deve essere concentrato a badare a tante cose.
E quindi il lavoro fatto su chi vuole iniziare il gioco da basso è sicuramente un lavoro un pochettino più complesso da questo punto di vista. Beh, tenendo conto della preparazione atletica, della scarsa conoscenza sia tra gli uomini che tra i reparti, mi piacerebbe sempre sognare e mettere in pratica la partita tipo, cioè la partita ideale che io immagino prima e poi vorrei che si sviluppasse. Però non è sempre così, perché ci sono gli avversari, perché magari qualche tuo calciatore non è nella condizione migliore e perché ci sono delle fasi della gara che bisogna rispettare e quindi ci saranno dei momenti che i calciatori sanno di dover partecipare tutti alla riconquista in una zona di campo ultra offensiva piuttosto che aspettare in un momento dove non è richiesto quel tipo di pressione e quindi avere la pazienza di creare i presupposti per poi andare a riconquistare, o semplicemente togliendo la profondità e lasciare il pallino, o far credere di lasciare il pallino in mano all'avversario. Quindi sono tutte fasi di una partita che si possono verificare e che dobbiamo essere bravi non solo a individuarle ma anche ad interpretarle.